Teatro Bolognini, pieno di pubblico per la quinta edizione di Immaginati Avvocato, l'evento promosso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Fondazione per la Formazione Forense di Pistoia, che quest'anno ha avuto come tema aria, acqua, terra, la difesa dell'ambiente, premessa dei diritti fondamentali. Parlare di ambiente significa sempre parlare di diritti. Pensiamo al diritto all'acqua, al cibo, alla salute, al lavoro sano, all'aria, al silenzio, alla bellezza. Presenti all'iniziativa anche tanti giovani, tra cui una classe del liceo scientifico Amedeo di Savoia, Duca di Aosta. Quest'anno è un tema molto attuale, come ha detto la Presidente nella sua introduzione, è un tema che riguarderà non solo le future generazioni, ma da ora fino al prossimo futuro. E dunque l'Ordine degli Avvocati insieme alla Fondazione per la Formazione Forense ha voluto invitare ad una riflessione su questo tema che deve riguardare tutti. Un tema che è stato affrontato anche con una videointervista proiettata integralmente, realizzata da alcune praticanti pistoiesi al professor Giovanni Maria Flick, docente universitario, già ministro della giustizia e presidente emerito della Corte Costituzionale. Che cosa ha detto la riforma? Che la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che era già prevista dall'origine, deve allargarsi alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità, anche in vista degli interessi delle generazioni future.